Allora faccio do guarda, indice andare meglio, ok. Oh, guarda chi che sei. Ah, ciao ragazzi, ciao. Siamo qui in preparativi per il tutorial e, che vi esporremo questa sera io e lo Zin. Allora, io questa sera e quella sera farò la chitarra guida. Lo Zin per questa sera impersonerà voi, le chitarre acustiche. Cominciamo con un giro di chitarra acustica mia, arpeggiato. Dopodiché, al secondo giro, vi attaccate voi. Vedrete quando parte lo Zin. Rotonde. Non sto pensando né a culi né a tette, penso soltanto a fresche angurie a fette. Questo frutto così fresco e rotondo lo vado a mangiare al centro del mondo. Mangiarlo a Tieno a Malo no, non è uguale, bisogna mangiarlo a Giavenale. Lì coi miei amici ascoltando un cantante faccio la gara a chi sputa più distante. L'anguria è un frutto che ti dà divertimento, con i suoi semi lo sputo è un portento. Oh, che goduria, una fetta di anguria, che speciale, l'anguria del Giavenale. L'anguria, che è speciale, l'anguria è Giavenale, è Giavenale. Qui ci si ferma sul sol, quindi a metà del giro, e poi si fa una piccola pausa e si riprende con la seconda strofa. 3, 4. Solo un problema l'anguria ti può dare, è che mangiandola ti puoi sprodegare. Vedi di non fare sta figura da nane, se al tuo tavolo ci son belle in gnoccolone. Ed alla fine, dopo aver mangiato tutto, per stare meglio ci può andare pure il rutto. Se con l'anguria hai voluto esagerare, può essere pure che ti scappi di pisciare. Oh, che goduria, la fetta di anguria, che è speciale, l'anguria del Giavenale. Che goduria, l'anguria, è speciale, l'anguria del Giavenale, del Giavenale. Qui voi vi fermate di nuovo, proseguo io con la chitarra guida a fare questa terza strofa molto breve che creerà il pathos per poi riprendere con il ritornello finale tutti assieme. E dopo una sera tra le angurie e gli amici tornerete a casa contenti, felici. Ma nella notte l'anguria in sogno apparirà, che Giavenale di nuovo vi porterà. Oh, che goduria, una fetta di anguria, che è speciale, l'anguria del Giavenale. Che goduria, l'anguria.
Grazie ragazzi.